Ebbene, è arrivato il momento di fare il culo a Roma, proprio il culo, perché diciamo che 3.000 spartani contro 1.320 romani sono cazzi, però loro mi hanno voluto attaccare, io potevo continuare tranquillamente l'assedio, e per lo più le truppe di Roma che c'erano proprio se ne sono andate in Sardegna, proprio se ne sono fregate, quindi direi di fare un bell'attacco sulla prateria, quindi li mandiamo a brucare l'erba proprio a questi romani. Ok, ragazzi, Roma fra poco arriverà. Noi ovviamente aspetta. Ah, no, è là. Perfetto, perfetto. Andate pronti all'attacco proprio. Però io direi di non aspettarli perché ho fatto la frange oplitica, quindi di non farlo. Tanto stanno già attaccando con le. Presi! Presi bingo proprio. Belli, belli, belli. Prendi questo, ricarica veloce. In più. Sì! 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 Questo è un esercito. Ok. Perfetto. Beh, discreto, se devo dire. Comunque, adesso che dei frociazzi arrivano qui, direi di attaccarne uno. Anzi, facciamo così, pausa. Così facciamo un attacco sincronizzato, va. Poi uno qui. Un altro qui. Un altro qui. Un altro qui. E boh. Direi che può bastare per ora. Ok. Quindi, play. Allora, questi qui ce li faccio correre. Non direi di fare un'avanzata rapida. Anzi, facciamo l'avanzata rapida proprio quando arrivano in una posizione a vicino al nemico, se devo dire così, almeno fa un attacco a carica proprio poco devastante, tipo adesso. Tipo adesso. Ok, bene, direi che la balestra può pure smettere di lanciare cazzate varie. Ok, perfetto, quindi se questi sono qui, stanno per morire. La cavalleria può fare il giro da dietro. Anzi, il giro da dietro. Può andare a attaccare facilmente pure. Devo dire. Aspetta, intanto c'è il generale. Sì, generale. Vabbè, tanto chi se ne frega. Quindi, ispira. Direi di ispirare. Intanto facciamo così. Poi, qui gli spartani hanno vinto. Quindi, gli direi di fare un bell'attacco da dietro. Guardate, intanto questi qua vengono circondati, ma loro non retrocedono. Cioè, notate proprio la potenza di Sparta. Ok, qua vengono inculati da dietro. Qui, completi verso questa parte. Cavalleria fatta fuori. Quindi, direi che potete andare a uccidere questi qua. Questi qua. Per favore. Ok. In pratica, devastati proprio. Popo devastati. Qua. Tiè. Ok, perfetto. Direi che i romani sono. Aspetta. Avanzata rapida. Fa vedere se i lancieri lanciano proprio le lance per sapere, perché non ho forse capito bene la roba. Fa vedere. Qua. No, 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 no. Voi non scappate. Voi soffrite. Quando. Ah, comunque, boh. Non lanciano i lancieri. Va bene. Ok, la cavalleria è qui. Quindi direi di attaccare qua. Sì, andate a proprio fagli il culo, Dio mio. Continua. Vediamo se sti romani
Diciamo almeno ammazzare questa fila, così almeno non ci sono rinforzi. Vediamo. Una cavalleria si sta avvicinando. Però siamo quasi vicino. No, non siamo quasi vicino al confine. Come potete vedere qua si stanno proprio ritirando in massa. Però se riusciamo almeno a dazzoppare maggior parte dell'esercito, è perfetto. Qua intanto spero che il nobile non sia morto, ma è morto sti cazzi proprio. Ecco qua. Quindi una cavalleria può continuare ad andare avanti. Perfetto. Ok, i romani qua sono stati ammazzati. Poi altro. Intanto io qua sti cazzi, voglio vedere quanto grande. Madonna. Che esercito, raga. Sti cazzi proprio. Ah, e comunque, qua stanno finendo da zoppare. Ok. Direi che li hanno distrutti. Qua ce ne sono altri. Vabbè, comunque, è stato un piccolo video per vedere come azzoppare i nemici con la cavalleria. Boh. Ok, direi che possiamo terminare pure la sfida. Anzi, adesso. Cazzo di esercito. Che è? No, no, voi non scappate, amici miei. Voi rimanete qui. Anzi, adesso voglio vedere una cavalleria. Questa. Vediamo. Vediamo l'azzoppamento. Sì. Ok. Minchia. Allora, uno qua. Vabbè, comunque potrei anche tagliare questa parte, però non ho voglia, cioè. Proprio per distruggere i romani. Guardate intanto l'esercito quanto cazzo è grande. Porca zoccola, quanto è grande. Vabbè, va. Guardate come muoiono. Bene. Oh, che bello. Vabbè. Comunque, direi di terminare la battaglia. Esci dalla battaglia. Sì, abbandona. Vittoria decisiva. Ok, termina battaglia. Perfetto. Allora, i romani sono stati proprio devastati a sto punto. E se devo dire, al ritorno di Roma non ci saranno molte unità che ci potranno dare problemi. Quindi li attaccheremo tranquillamente facendo un attacco automatico, così conquisteremo direttamente Roma. Oppure potrei continuare l'assedio e creare l'ariete per poi sfondare le porte e vedere Roma all'interno del gioco, come è fatto. Quindi vediamo questa parte qui del intanto l'omino che forse ammazza, no, non l'ammazza. Allora, nemici catturati, direi di ammazzare i romani rimasti. Così almeno non danno problemi. E ragazzi, ci beccheremo al prossimo turno. Ok ragazzi, abbiamo conquistato direttamente Roma perché tutti i nemici che avevamo ammazzato non sono riusciti a ritornare sicuramente nelle mura e quindi diciamo che Roma adesso è nostra, quindi potremmo saccheggiarla. Ci guadagneremo un bel po', però conquista solo nel turno meno 50. Instabilità della provincia, meno 20, denaro guadagnato però 4.489, che non è tanto se devo dire. Poi stermina la popolazione, abbatti no, occupa. Io direi per lo più di abbattere, sapete? Io direi proprio di abbattere, quindi abbattiamo Roma, ragazzi. Abbattuta. Perfetto, perfetto. Allora, quindi adesso, che cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Possiamo mettere degli oppliti e poi possiamo mettere anche non delle baliste greche, però dei oppliti, no. Oppliti per 10, no, ancora no. Direi questi. Perfetto. Intanto qua, allora, ripariamo soprattutto
Roma, perché sotto l'assedio ne ha sofferto molto. E adesso andiamo a conquistare l'ultimo insediamento dei... Beh... Ah, ok. Non devono recuperare niente. Quindi andiamo a conquistare la Toscana. Perfetto. Ok, prossimo turno. Adesso non posso perché sono in marcia forzata. Conquisteremo la città di Firenze, almeno. Io la chiamo Firenze. Poi andiamo alle Marche. O Marche o in Emilia Romagna. Emilia Romagna mi sembra, sì, l'Emilia Romagna. E in Corsica. Che non era ovviamente la Sardegna. Cosa vi devo dire d'altro che... Mi sono fatto molti diritti commerciali. Come potete vedere, questi qua verdi sono molti diritti commerciali. Ovviamente, diventando molto esteso il popolo, molto grande l'impero, sono diventato più famoso e diciamo che ho molte più merci. Come potete vedere, qui ho del ferro, cristalleria, legno, vino, marmo, grano, cavolate varie. Quindi sono molto ricco, come potete vedere, guardate quanto guadagno. Se aumento le tasse al massimo, guardate quanto guadagno, il mio guadagno sarebbe molto, molto elevato, però non lo faccio per ora. Diciamo che abbasserei anche al massimo, abbasserei al minimo, scusate, al minimo le tasse, però non lo farei perché ci perderei io. Quindi, diciamo che... la conquista dell'Italia sta andando perfettamente. Intanto qua su Siracusa stanno cercando ancora di assediarmi il porto, ma io ovviamente non soffro completamente perché, come potete vedere, a Siracusa ci sono ancora dei rinforzi, delle guarnigioni, quindi io automaticamente non ci perdo niente, ma loro perdono i rifornimenti, perdono gli uomini. Molto, una mossa molto stupida se devo dire, perché io avrei attaccato direttamente anche se l'esercito sarebbe stato troppo forte, poi bisogna vedere. Però gli RDA non mi hanno ancora dichiarato guerra, però mi stanno abbastanza rompendo perché sono davanti alle mie città e quindi questo mi secca abbastanza. Però io intanto sono pronto perché ho un esercito da questa parte qua. Tanto andiamo. Il lag ci sarà per sempre. Come potete vedere, qua c'è del mio esercito. C'è il mio esercito. Intanto io continuo ancora a reclutare. Reclutiamo picchieri, acieri. No, questi lancieri no. Gli opliti, vabbè. E gli opliti sono. Sì? Sì, gli opliti, ok. Quindi, prossimo turno, vediamo che cosa succede, ragazzi. Io direi che per oggi è tutto, abbiamo conquistato Roma. Intanto questa flotta potrebbe anche avanzarci. Quindi avanzate. Non è in marcia forzata, però intanto vediamo cosa che c'è in... Minchia, non c'è proprio un cazzo di... Depressione. Mi sa che l'Italia sarà proprio facile da conquistare, eh. Io non me l'aspettavo se devo dire, anche se ho messo difficile. Ma cavolo, è difficile. Roma dovrebbe essere fortissima. No, fa schifo. Cioè, proprio. Vediamo poi. Un giorno metterò in leggendario e vedremo che cosa succederà. Comunque, ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Mettete mi piace. Ditemi che cosa dovrei conquistare. A chi dovrei dichiarare guerra. Come potete vedere, qua ci sono molti popoli. Voi ditemi quale dovrei dichiarare guerra dopo aver conquistato completamente l'Italia, metà Italia. Però io direi che la prossima potrebbe essere Massilia. Potrebbe essere proprio questo popolo qui, però è abbastanza ricco. Io ci perderei molto. Ma vedremo. Quindi ragazzi, grazie per aver guardato questo video e alla prossima.